Benvenuti a questo programma presentato a voi dal Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Il salmista dice in Salmo 27: «Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio». Salmo 100 dice: «Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione». La mia preghiera per voi oggi è che potete gustare la presenza di Dio e che il Signore parlerà ai vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo dei canti e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù e chiediamo che Tu vieni tra di noi per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro desiderio, Signore, è di avvicinarci sempre di più a Te per sentire la Tua voce e per gustare la Tua presenza. Vieni col Tuo Spirito, Signore. Parla ai nostri cuori ancora oggi, Signore, perché vogliamo crescere nelle Tue vie. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù e noi ci affidiamo a Te. Ti ringraziamo che Tu parlerai oggi. Ti ringraziamo che Tu incoraggerai le anime nostre e Ti ringraziamo, Signore, che la Tua volontà sarà fatta nella nostra vita. Questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Il libro della Rivelazione di Gesù o Apocalisse. L'autore di questo libro, che tra l'altro non si chiama Rivelazioni al plurale di Gesù, viene nominato all'inizio del libro.
È stato scritto da un Giovanni che potrebbe essere l'amato discepolo, autore dell'omonimo Vangelo e delle lettere di Giovanni, oppure un altro Giovanni. Forse un profeta messianico itinerante ebreo che insegnava nella chiesa primitiva. Di qualunque Giovanni si tratti, egli chiarisce sin dal paragrafo d'apertura che tipo di libro ha scritto. Prima di tutto lo chiama una rivelazione o apocalisse. La parola greca è apocalipsis e si riferisce a un genere letterario molto familiare ai lettori di Giovanni, derivato dalle scritture ebraiche e da altri testi ebraici popolari. Il genere letterario apocalittico racconta le visioni e i sogni simbolici di un profeta, in cui è rivelata la prospettiva divina sulla storia e sugli eventi attuali, affinché il presente potesse essere interpretato alla luce del risultato finale della storia. Giovanni dice che questa apocalisse è una profezia, il che significa che si tratta della parola di Dio pronunciata per mezzo di un profeta al popolo di Dio, di solito per avvertirlo o consolarlo in momenti di crisi. Chiamando questo libro una profezia, Giovanni ci sta dicendo che si colloca nella tradizione dei profeti biblici e che sta portando il loro messaggio al punto culminante. Questa profezia apocalittica fu inviata a persone reali, che Giovanni conosceva. Il libro comincia e finisce come una lettera circolare inviata a 7 chiese nell'antica provincia romana dell'Asia Minore. 7 è un numero importante per Giovanni. È un simbolo di completezza, basato sui 7 giorni del ciclo dello Shabbat nell'Antico Testamento. Giovanni ha intessuto il numero 7 in ogni parte del suo libro e con questa introduzione ci ha dato istruzioni chiare su come vuole che interpretiamo la sua opera. Le apocalissi ebraiche comunicavano il loro messaggio attraverso un simbolismo fatto di immagini e numeri. Non si tratta di un codice segreto profetico per conoscere la data della fine del mondo. Piuttosto, Giovanni usa costantemente questi simboli tratti dall'Antico Testamento e si aspetta che i suoi lettori vadano a scoprire il significato dei simboli, cercando i testi ai quali egli fa riferimento. Inoltre, il fatto che si tratta di una lettera significa che Giovanni sta concretamente affrontando la situazione di queste chiese del primo secolo. Nonostante questo libro abbia molto da dire ai cristiani delle generazioni successive, il suo significato deve essere innanzitutto ancorato al contesto storico dell'epoca, del luogo e dei lettori di Giovanni. Il che ci porta alla prima sezione del libro, il messaggio di Gesù alle 7 chiese. Giovanni era in esilio sull'isola di Patmos e lì ebbe una visione di Gesù risorto, magnificato come re del mondo, in piedi tra 7 candelabri. Giovanni ci dice che si tratta di un simbolo delle 7 chiese dell'Asia Minore, adattato dal libro del profeta Zaccaria. Gesù comincia ad affrontare i problemi specifici di ciascuna chiesa. Alcune erano indifferenti a causa della loro ricchezza e opulenza, altre erano moralmente corrotte. I loro membri continuavano a consumare pasti rituali e ad avere rapporti occasionali nei templi pagani. Ma in altre chiese i membri rimanevano fedeli a Gesù e subivano angherie e persino persecuzioni violente. Gesù avverte che le cose peggioreranno. Sulle chiese incombe una tale afflizione che le costringerà a scegliere tra il compromesso e la fedeltà. Ai tempi di Giovanni, l'eccidio di cristiani da parte dell'imperatore romano Nerone era alle spalle e probabilmente le persecuzioni ai danni dei cristiani da parte dell'imperatore Domiziano stavano per iniziare. Dunque la tentazione era quella di negare Gesù, per evitare la persecuzione o semplicemente per unirsi allo spirito dell'epoca romana. Gesù li esorta ad essere fedeli affinché possano vincere o letteralmente conquistare. Gesù promette una ricompensa a tutti i membri di queste chiese che otterranno delle conquiste. Ogni ricompensa viene tratta direttamente dalla visione finale del libro sul matrimonio tra cielo e terra. Questa sezione d'apertura stabilisce quindi la traccia principale che guiderà la trama di questo libro. Riuscirà il popolo di Gesù a resistere? Erediterà il nuovo mondo che Dio ha in serbo? Perché la fedeltà a Gesù viene descritta come una conquista? Il resto del libro espone la risposta di Giovanni. Subito dopo, Giovanni ha una visione del trono celeste di Dio e lo descrive con immagini tratte da molti profeti dell'Antico Testamento. Dio è circondato da creature e anziani che rappresentano tutta la creazione e le nazioni umane. Rendono onore e lealtà all'unico vero creatore, Dio, che è santo, santo, santo. Nella mano di Dio si trova un rotolo chiuso con 7 sigilli di cera. Esso simboleggia il messaggio dei profeti dell'Antico Testamento e il rotolo sigillato delle visioni di Daniele. Queste immagini si riferiscono al modo in cui il regno di Dio si manifesterà pienamente qui sulla terra, così come in cielo.
ma si scopre che nessuno è in grado di aprire il rotolo, finché Giovanni sente parlare di qualcuno che può farlo. È il leone della tribù di Giuda e la radice di Davide. È lui che può aprirlo. Queste sono classiche descrizioni provenienti dall'Antico Testamento e parlano di un re messianico che avrebbe stabilito il regno di Dio con la conquista militare. Giovanni sente tutto questo, ma quando si volta non vede un re leone aggressivo, bensì un agnello sacrificato e insanguinato che è lì, vivo, pronto ad aprire il rotolo. Il simbolo di Gesù come agnello sacrificato è di importanza cruciale per capire il libro. Giovanni dice che la promessa dell'Antico Testamento del futuro regno vittorioso di Dio fu inaugurata per mezzo del Messia crocifisso. Gesù sconfisse i suoi nemici morendo per loro come il vero agnello pasquale, affinché potessero essere redenti. Grazie alla risurrezione, la morte di Gesù sulla croce non fu una sconfitta, bensì il suo insediamento sul trono. Fu il modo in cui sconfisse il male. La visione si conclude con l'agnello al fianco di colui che siede sul trono. E insieme vengono adorati come l'unico vero creatore e redentore. E a questo punto l'agnello sacrificato comincia ad aprire il rotolo. È un simbolo della sua autorità divina e della sua capacità di dirigere la storia verso la sua conclusione. Il che ci porta alla sezione successiva del libro, i tre cicli di sette, sette sigilli, sette trombe e sette coppe. Ogni ciclo illustra la giustizia e il regno di Dio, che si riverseranno qui sulla terra, così come in cielo. Ora alcuni pensano che i tre gruppi di sette giudizi divini rappresentino letteralmente una sequenza lineare di eventi o già accaduti in passato, o che potrebbero accadere adesso o ancora, che accadranno in futuro, al momento del ritorno di Gesù. Ma notate come Giovanni abbia intessuto insieme tutti questi gruppi di sette. Dunque, le sette coppe finali provengono dalla settima tromba e dal settimo sigillo. E le sette trombe emergono dal settimo sigillo. Come delle matriosche, ogni settimo elemento contiene i successivi sette. Notate anche come le serie di sette culminino nel giudizio finale e come abbiano tutte delle conclusioni corrispondenti. Dunque è più probabile che Giovanni stia usando ciascun gruppo di sette per rappresentare, da tre prospettive diverse, lo stesso periodo di tempo, quello tra la resurrezione e il ritorno futuro di Gesù. L'agnello sacrificato comincia ad aprire i primi quattro sigilli del rotolo e Giovanni vede quattro cavalieri, un'immagine tratta dal capitolo 1 del libro di Zaccaria. Simboleggiano tempi di guerra, conquista, carestia e morte. In altre parole, una giornata tragicamente normale nella storia umana. Il quinto sigillo rappresenta i martiri cristiani davanti al trono celeste di Dio e il grido del loro sangue innocente si eleva davanti a Dio come il fumo dell'incenso dall'altare. Viene detto loro di riposare perché altri cristiani moriranno. Non ci viene spiegato il perché, ma ci viene detto che non durerà per sempre. Il sesto sigillo è la risposta definitiva di Dio al loro grido. Egli porta con sé il grande giorno del Signore, descritto nei libri di Isaia e Gioele. E il popolo della terra grida: «Chi potrà resistere?» Improvvisamente Giovanni interrompe l'azione, facendo una pausa per rispondere a quella domanda. Giovanni vede un angelo che indossa un anello con sigillo, con cui imprime un marchio di protezione sui servi di Dio, oppressi da tutte queste difficoltà. Giovanni sente che i fedeli marchiati sono 144.000. È un censimento militare, come quello descritto nel capitolo 1 del Libro dei Numeri. Vengono contate 12.000 persone per ciascuna delle 12 tribù di Israele. Adesso, facciamo attenzione, Giovanni sente il numero di persone presenti in questo esercito, proprio come, poco prima, aveva sentito del leone conquistatore di Giuda. Ma in entrambi i casi, quello che vede quando si volta è il sorprendente compimento di quelle immagini militari in Gesù, l'agnello sacrificato. Vede quindi questo esercito messianico del regno di Dio, composto da persone provenienti da tutte le nazioni, che realizzano l'antica promessa di Dio ad Abramo. È questo esercito multietnico dell'agnello che può stare davanti a Dio, perché redento dal sangue dell'agnello. Ed ora sono loro che vengono esortati a conquistare, non uccidendo i loro nemici, ma soffrendo e rendendo testimonianza proprio come l'agnello. Dopo queste cose viene rotto il settimo e ultimo sigillo. Prima che venga aperto il rotolo, squillano le sette trombe di allarme e viene preso il fuoco dall'altare dell'incenso, che simboleggia il grido dei martiri e viene gettato sulla terra, portando il giorno del Signore al suo compimento.
Con le sette trombe, Giovanni fa un passo indietro e racconta nuovamente la storia. Questa volta con immagini della storia dell'Esodo. Così i primi cinque squilli di tromba riproducono le piaghe mandate in Egitto. La sesta tromba libera i quattro cavalieri che erano usciti dai primi quattro sigilli. Poi Giovanni ci dice che nonostante tutte queste piaghe, le nazioni non si erano pentite, proprio come non si era pentito il faraone nella storia dell'Esodo. Sembra quindi che il solo giudizio di Dio non porti necessariamente le persone a pentirsi con umiltà davanti a Lui. Giovanni interrompe nuovamente l'azione con un altro intermezzo. Un angelo porta il rotolo senza sigilli, che era stato aperto dall'agnello. E proprio come a Ezechiele, a Giovanni viene detto di mangiare il rotolo e poi di proclamarne il messaggio alle nazioni. Finalmente il rotolo dell'agnello viene aperto e scopriamo in che modo il regno di Dio verrà sulla terra. Il contenuto del rotolo viene descritto in due visioni simboliche. Prima Giovanni vede il tempio di Dio e i martiri presso l'altare e gli viene detto di prendere delle misure e tenere i martiri separati. È un'immagine di protezione presa dal capitolo 2 del libro di Zaccaria. Ma i cortili esterni nella città sono esclusi e vengono calpestati dalle nazioni. Alcuni pensano che questo passaggio si riferisca letteralmente alla distruzione di Gerusalemme, che si verificò nel passato o che si verificherà in futuro. Ma è più probabile che Giovanni stia seguendo la tradizione di Gesù e degli Apostoli, i quali usarono il nuovo Tempio come simbolo del popolo del nuovo patto di Dio. In tal caso questa immagine rappresenterebbe come i seguaci di Gesù possano essere vittime di persecuzioni per mano delle nazioni. Una tale sconfitta esterna però non toglierà loro la vittoria per mezzo dell'agnello. Quest'idea viene sviluppata nella seconda visione del rotolo. Dio nomina due testimoni come rappresentanti profetici alle nazioni. E ancora una volta alcune persone pensano che questo passaggio si riferisca letteralmente a due profeti, che appariranno in qualche momento futuro. Ma Giovanni li chiama candelabri, che è uno dei suoi chiari simboli per definire le chiese. È dunque più probabile che questa visione parli del ruolo profetico dei seguaci di Gesù, i quali devono raccogliere l'eredità di Mosè ed Elia ed esortare le nazioni e i governanti idolatri a rivolgersi all'unico vero Dio. A quel punto appare all'improvviso una bestia orrenda. Ricordiamo il capitolo 7 del libro di Daniele. La bestia conquista i testimoni e li uccide, ma Dio li riporta in vita e li vendica di fronte ai loro persecutori. Il risultato finale è che nel giorno del Signore molti abitanti delle nazioni finalmente si pentiranno e renderanno gloria al Dio Creatore. Adesso fermiamoci. Riflettiamo sulla storia fino a questo punto. I giudizi d'avvertimento di Dio per mezzo dei sigilli e delle trombe non generarono pentimento tra le nazioni, proprio come le piaghe dell'Esodo non fecero altro che indurire il cuore del faraone. Ma l'agnello ha conquistato i suoi nemici, amandoli e morendo per loro. Adesso il messaggio del rotolo dell'agnello rivela la missione del suo esercito, la Chiesa. Il regno di Dio sarà rivelato quando le nazioni vedranno la Chiesa imitare il sacrificio amorevole dell'agnello, non uccidendo i loro nemici, bensì morendo per loro. Sarà la misericordia di Dio dimostrata per mezzo dei seguaci di Gesù a condurre le nazioni al pentimento. Questa sorprendente dichiarazione è il messaggio del rotolo aperto che Giovanni ha collocato proprio nel cuore dell'intero libro. Poi si ode uno squillo dell'ultima tromba. Le nazioni saranno scosse mentre il regno di Dio si manifesterà sulla terra, così come in cielo. Adesso quindi sappiamo il modo in cui la Chiesa renderà testimonianza alle nazioni ed erediterà la nuova creazione. Ma chi era quella bestia terribile che ha iniziato una guerra contro il popolo di Dio? E come finirà tutta la storia? Giovanni ce lo dirà nella seconda parte del libro dell'Apocalisse. La tua vittoria anche per me.
Matteo 11, verso 28. Così dice la parola di Dio. Dice Gesù che parla e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Fino a qui la parola. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Padre, ancora per, Signore, perché possiamo essere nella Tua casa, nella Tua presenza, Signore. Grazie perché, Signore, Tu sei in mezzo a noi ancora oggi, vuoi operare nelle nostre vite, Signore. Ti preghiamo, Signore, non ci sia niente che possa impedire allo Spirito Tuo Santo di toccare la nostra vita con la Tua parola. Signore, che non sia un uomo con le sue mancanze e le sue debolezze, Signore, a parlare, ma che sia la voce meravigliosa e dolce dello Spirito Santo, Signore. Parla ai nostri cuori, trasforma le nostre vite. Ti preghiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. È uno dei passi più menzionati, più conosciuti della parola di Dio. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Dei versi che solo a leggerli muovono qualcosa dentro di noi. Basta leggere questi versi e subito, non importa quello che stiamo attraversando, la situazione in cui ci troviamo, basta leggere questi versi e subito un senso di ristoro, di serenità, un senso di pace entra nei nostri cuori, avvolge la nostra vita. E forse qualcuno questa mattina è venuto in questo luogo, appesantito, con dei pesi nel cuore, pesi che ormai sono lì da troppo tempo. E sei stanco di portare quel peso. Peso che, il peso di un problema che può essere qualcuno il problema, il peso del lavoro. Brutto rapporto con i colleghi, troppa responsabilità, un guadagno non soddisfacente, oppure perché non c'è proprio lavoro. Un problema di salute, la propria salute. O quella di qualcuno a noi caro, un nostro familiare, un nostro amico. Un problema nelle relazioni. Innanzitutto relazione con se stesso, incertezze, non sentirsi all'altezza, un senso di colpa, un senso di mancanza di accettazione. E poi relazioni, un problema con relazioni verso gli altri. Magari c'è un problema in una relazione familiare, ma genitore con figli, marito con moglie. O magari un problema finanziario, la paura di non riuscire a provvedere alla propria famiglia, non riuscire a pagare quello che deve essere pagato,
Oppure il tempo, non c'è mai tempo, corriamo, corriamo e non c'è mai tempo di fare le cose. Pesi che si accumulano, e questi sono solo la maggior parte, i problemi maggiori, le maggiori cause che possono mettere peso sulla vita delle persone. Ma ci sono tante situazioni che possono appesantire la vita delle persone. Non so qual è il tuo peso questa mattina, non so qual è il peso di qualcuno che ci sta guardando da casa, qual è il tuo peso. Ma tutte queste situazioni, tutti questi pesi possono produrre preoccupazioni nella nostra vita, possono produrre ansietà nella nostra vita. Ed è bello come la Bibbia mostra come ansia e pesi, fardelli che ci portiamo nella vita, sono ben collegati gli uni con gli altri. Luca 21:34 dice: "Or fate attenzione", Gesù che parla, "che talora i vostri cuori non siano aggravati, non siano appesantiti da gozzoviglie, da ubriachezze e da ansiose sollecitudini di questa vita." Le preoccupazioni, le sollecitudini di questa vita, le ansietà portano peso nella nostra vita, possono aggravare la nostra vita, appesantire la nostra vita. E ci sono pesi nella nostra vita che continuiamo a portarci dietro. E sono causa di ansietà, causa di paure, causa di preoccupazioni. Pesi che invece di lasciarli lì, abbiamo deciso di prenderli e metterli in questa sacca, in questo zaino, e caricarci questo zaino sulle spalle e camminare appesantiti da questo zaino. Pesi che hanno prodotto ansietà, ansietà che continua a produrre maggior peso. È come se fosse un ciclo. È un ciclo che continua, dove continuiamo noi a girare, caricandoci pesi, non riuscire a dormire la notte, preoccupandoci, pieni di ansietà. Siamo una generazione ansiosa, siamo una generazione depressa. Quello che dobbiamo fare è rompere questo ciclo. Gesù disse: "Venite a me." Gesù disse: "Venite a me e io vi darò riposo." Io vi darò riposo. E prego che lo Spirito Santo possa oggi alleggerire da ogni peso chiunque qui presente, chiunque sta ascoltando, che lo Spirito Santo possa in qualche modo, per la grazia e l'opera di Dio, possa operare nella vita di ognuno di noi questa mattina. Tutti sapete chi è Mike Tyson? Chi sa chi è Mike Tyson? Per chi non lo sa, stavo ascoltando una predica riguardo a questo, e il predicatore ha portato questo esempio. Mike Tyson non era un teologo, non è perché è ancora vivo, non è un grande predicatore, è un pugile, è stato un grande pugile negli anni 90, pensate, io mi alzavo alle 4 del mattino, bambino, con mio papà a vedere gli incontri di Mike Tyson. Ha dato quoto la sua citazione, ha detto questa cosa una volta, disse: "Ognuno ha un piano fino a quando non viene colpito con un pugno sulla bocca." Tutti i pugili hanno un piano come difendersi, come attaccare, ma le cose cambiano appena ricevono un pugno sulla bocca e vengono storditi. E così è la vita. Nessuno pianifica la propria vita pensando che un giorno dovrà caricarsi dei pesi. Nessuno pianifica la propria vita che un giorno dovrà incontrare delle situazioni che accumuleranno peso e peso sulla propria vita. Ma a volte questa vita ci riserva delle circostanze, delle situazioni che non ci aspettavamo. Non avevamo pianificato, non avevamo preventivato che sarebbero capitate. Avvenimenti che colpiscono in pieno la nostra vita, proprio come un pugno, un pugile riceve un pugno sulla mascella, sulla bocca. All'improvviso, qualcuno sta portando dentro di sé il peso della perdita di un suo caro. E forse è capitato all'improvviso, forse sicuramente non te l'aspettavi, non lo avevi pianificato, ma è accaduto e stai camminando nel dolore, con quel peso, nel dolore, nel cordoglio. Forse qualcuno di noi ha subito un abuso, un trauma, magari è accaduto tanti anni fa.
Ma quanti di noi sanno che anche se lo abbiamo ricevuto tanti anni fa, può essere ancora lì presente ancora oggi, dopo 10, 20, 30 anni? Possiamo ancora oggi subirne le conseguenze. E stiamo vivendo nell'insicurezza, nella paura, nella vergogna. Forse qualcuno sta camminando nella frustrazione, nel rimpianto, a causa di una decisione non presa, una scelta sbagliata, un errore che ha portato delle conseguenze. Ti trovi in una situazione di stallo, non sai più dove andare, non sai più come uscire, non sai se andare a destra, non sai se andare a sinistra, ti senti bloccato hai questo senso di impotenza dentro di te, non puoi fare nulla per uscire da quella situazione. E possiamo andare oltre. E vedete, tutto questo è ciò che il nemico usa per distruggere la nostra vita, perché sappiamo che egli è venuto per rubare, per ammazzare, per distruggere. Piano piano, un peso alla volta, una preoccupazione alla volta. Nessuno pianifica la propria vita in questo modo. Questi sono pesi veri, sono reali. E chissà quanti pesi ci sono qui questa mattina, quanti pesi sono sulle tue spalle che ti stai portando dietro da anni ormai. E non possiamo, una cosa, non dobbiamo sottovalutarli, non possiamo fare finta di niente, non possiamo dire vabbè, questa è la mia vita, cammino così, il Signore mi aiuterà, il Signore mi sosterrà, devo portarmi questo peso. Non possiamo fare finta di niente, perché se non li affrontiamo saranno sempre lì con noi. E noi non siamo stati creati per portare questi pesi. Ma se qualcuno oggi è qui presente e si sente appesantito, schiacciato, qualunque esso sia questo peso, abbiamo la promessa di Gesù. Abbiamo la promessa di Gesù che è valida ancora oggi. Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, appesantiti, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, perché il mio carico è leggero, e voi troverete riposo alle anime vostre. Sapete una cosa? Per prendere sulle nostre spalle il giogo di Gesù, dobbiamo lasciare andare il nostro. Dobbiamo lasciare andare il nostro. So che è più facile predicarlo. So che è più facile a dire quando le cose vanno bene, ma dobbiamo affrontare la realtà, fratelli. Dobbiamo affrontare i nostri pesi. Dobbiamo lasciare andare i nostri pesi. Se non lo facciamo, questi pesi ci porteranno a vivere una vita che non eravamo destinati a vivere. Perché Gesù è venuto per darci vita esuberante, vita abbondante. Gesù è venuto per togliere quei pesi dalla nostra vita. Questo è quello che può accadere in genere ad ognuno di noi che sta affrontando dei pesi. Innanzitutto, quando affrontiamo questi pesi, prendiamo un peso di qua, un peso di là, lo mettiamo in quello zaino, vi ricordate, e ci sovraccarichiamo. Quello zaino diventa troppo pesante, quello zaino è troppo pesante sulle nostre spalle. Il peso che è accaduto nel passato, un fallimento, un abuso, un trauma, situazioni che hanno fatto del male nel passato, sono ancora lì. Le stiamo caricando, sono sulle nostre spalle, il peso è diventato ora troppo pesante, siamo stanchi, non ce la facciamo più, e quindi cosa cominciamo a fare? L'istinto nostro qual è? È quello di autocurarci. E questo è un grande problema. Siamo sovraccaricati, il peso è troppo pesante, ed invece di cercare aiuto, invece di cercare aiuto da qualcun altro, che possa essere un medico, un dottore, un amico, uno specialista, un pastore, un consulente, cerchiamo di curarci da soli. Cerchiamo di portare noi quel peso. Ce la farò, arrivare al giorno che questo peso se ne andrà. E quando questo accade, sapete cosa succede? Corriamo il rischio di diventare dipendenti dalla medicazione, ovvero da qualunque cosa che in quel momento e per un certo periodo ci possa dare del sollievo. Il problema, sapete qual è? Che non siamo andati a risolvere il problema alla radice. Quando abbiamo la febbre, sappiamo la febbre perché c'è un problema dentro di noi, e noi possiamo prendere il Panadol,
e quella febbre se ne va. Ma se non risolviamo il problema dentro di noi, quella febbre tornerà ancora. Ci possiamo sentire bene per un momento, ma se non risolviamo l'infezione, il problema che c'è nella nostra, dentro di noi, nel nostro corpo, quella febbre tornerà. E le persone possono diventare dipendenti da quella medicazione, perché la medicazione porta sollievo all'istante. Quando troviamo qualcuno, una persona dipendente da qualcosa, la maggior parte delle volte è perché a monte c'è un peso che non ha mai lasciato andare. C'è un peso che si è caricato sulle spalle anni e anni prima. Ci si sente sovraccarichi ed è perché ci siamo autocurati. Ci ritroviamo ora in una situazione dove non sappiamo più che cosa fare. Siamo bloccati lì, la medicazione non funziona più. Vogliamo risolvere il problema da soli ed il risultato è che ci sentiamo soli. È una delle più grandi piaghe oggi, nel 2023, in questa grande società dove tutti hanno migliaia di amici, uno dei più grandi problemi è la solitudine. È la solitudine. E Dio vuole farti sapere una cosa oggi. Non importa dove sei, non importa come ti senti, se sei bloccato, se non riesci a trovare una soluzione, se hai perso la speranza, Dio ha sempre una via d'uscita. Dio ha sempre una via d'uscita da qualsiasi luogo e qualsiasi situazione. Non importa che cosa ti ha portato lì. Dio ha una via d'uscita. C'è speranza. C'è speranza nel nome di Gesù. Il male che il nemico ha pensato di compiere contro di te, Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere qualcosa di grande nella tua vita. Qualcuno può dire, sì, ma la colpa è mia se mi trovo in questa situazione. Magari qualcuno può dire, non è mia la colpa che mi trovo in questa situazione, è a causa di qualcun altro, è a causa di quella circostanza che io mi trovo in questa situazione. Non importa che cosa ti ha portato lì, Dio è potente da tirarti fuori da quella situazione. Venite a me, voi tutti che siete aggravati ed oppressi, e io vi darò riposo. C'è speranza nel nome di Gesù. Vogliamo vedere velocemente, fratelli, tre punti. Tre punti che possono aiutarci oggi a cominciare quel processo di lasciare andare tutti quei pesi. E ricordiamoci sempre, fratelli, che alla fine sarà sempre solo per la grazia di Dio. Sarà sempre, non sarà per le nostre forze. Non sarà perché da oggi andremo a casa e faremo A, B e C e saremo liberi così. È per la grazia di Dio. Prendiamo spunto da Ebrei, capitolo 12, verso 1 e 2. Lo scrittore dice, anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. È il peccato che così facilmente ci avvolge. Tante volte io mi sono soffermato su questa parte, è il peccato che così facilmente ci avvolge, perché c'è del peccato nella nostra vita. E non poniamo attenzione sul deponiamo ogni peso. Spesso commettiamo peccato perché c'è del peso nella nostra vita e non sappiamo come portarlo. Deponiamo ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. In che modo? Come? Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo verso è straordinario. Ci sono migliaia di uomini e donne che stanno cercando di risolvere i loro problemi con le loro forze, e più lo fanno e più si sentono presi da questo vortice che li sta sempre portando in una situazione di stallo, bloccati, dove non c'è più speranza, quando c'è un Dio che è lì presente, che potrebbe risolvere ogni situazione se soltanto cominciassimo a guardare verso di Lui. Se soltanto cominciassimo a fissare il nostro sguardo su di Lui. Ricordiamoci sempre, fratelli, ciò che è impossibile all'uomo. Ed è impossibile all'uomo spesso uscire da questi traumi, da queste situazioni. È impossibile con le nostre forze umane. È impossibile. Ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile per Dio. È possibile per Dio. Innanzitutto,
Primo punto, innanzitutto dobbiamo comprendere che se ci troviamo in quella condizione è ok. È ok. Non autocondanniamoci. Non è finita. Non è tutto finito. Non si sono perse le speranze. È ok non sentirsi ok. Non è ok, non va bene quello che ti ha portato lì. Non è ok ciò che ha causato quel peso nella tua vita, che ti sta provocando ansia, paura, preoccupazione. Ma desidero rassicurarti questa mattina che è ok dove ti trovi in questo momento, perché è lì, in quel luogo in cui ti trovi in questo momento, che Dio vuole intervenire, che Dio vuole venire a trovarti. E quando il figlio il prodigo era in quel recinto insieme ai maiali che desiderava mangiare il loro cibo, che lui è tornato in sé, molto probabilmente visitato dallo Spirito Santo, che ha fatto sì che tornò in sé e si convertì e tornò indietro. Dio lo visitò in quel luogo. Non era ok quello che lo ha portato in quel luogo, ma Dio si trovava lì con lui. Dio era lì con lui. Non cercare di aiutarti da solo. Cerca Dio lì dove sei. È nei momenti più difficili della nostra vita che Dio dà una maggiore rivelazione di chi lui è. Seconda Corinzi, capitolo 12, verso 9, Paolo scrive: ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per Paolo quel luogo, quando venivano fuori le sue debolezze, quel luogo non era un luogo dove poteva arrendersi. Sono fatto così, non c'è più nulla da fare per me, è impossibile, non posso più continuare. Quello non era un luogo dove disperarsi per Paolo, era un luogo dove poteva dire: mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, perché nelle mie debolezze io posso comprendere ancora di più chi Cristo è. Posso comprendere la grazia e la potenza di Cristo nella mia debolezza. Le nostre debolezze sono un'opportunità per il nemico, per distruggere la nostra vita. Non ascoltiamolo, non seguiamo il suo piano, seguiamo il piano di Dio, dove nelle debolezze, la nostra debolezza è un'opportunità dove Dio può mostrare la sua gloria, la sua grazia, la sua potenza nella nostra vita. La chiave per far sì che la potenza di Dio possa agire in noi è ammettere davanti a Dio la nostra debolezza. Ammettere davanti, Signore, sono debole, ma nella mia debolezza posso scoprire ancora chi veramente tu sei. Secondo punto è, dobbiamo essere onesti, l'onestà, innanzitutto con noi stessi. Siamo onesti con noi stessi, fratelli, abbiamo un bisogno, c'è un problema. Davide scrive il famoso Salmo 139, versi 23 e 24: esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. E questa è una preghiera potente, fratelli. È una preghiera potente. E quando la facciamo, Dio ci mostra quello che siamo. Ed è ok. Stiamo dando il permesso a Dio di scrutare la nostra vita. Stiamo dicendo a Dio: ecco la mia vita, sono quello che sono, c'è un problema. Ti prego, aiutami. Aiutami a mettere ordine nella mia vita. Aiutami a risolvere questo problema. Stiamo facendo un passo indietro e riconosciamo di non essere più in grado di andare avanti. E diciamo: Signore, fai tu. Fai tu. E poi dobbiamo essere onesti con gli altri, prima con noi stessi. Essere onesti con noi stessi e dire: c'è un problema, deve essere risolto, voglio risolverlo. Non far finta di niente, ma poi dobbiamo essere onesti con gli altri. Qui entra in gioco la potenza, l'importanza della Chiesa.
Sin dall'inizio i fratelli e le sorelle avevano compreso che c'era qualcosa di speciale nel riunirsi assieme. La presenza di Dio si manifestava. Erano Atti 2, capitolo 2, verso 42, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Andare in chiesa non è qualcosa che dobbiamo fare perché Dio lo ha stabilito e dobbiamo farlo per religiosità, per sentirci bene. C'è potenza nel riunirsi assieme. Dove due o tre sono riuniti, la potenza, la presenza di Dio è presente. È mezzo a noi. La Chiesa è un'istituzione che Dio ha creato. All'interno di essa, ogni singolo membro non è semplicemente un numero, ma è un membro di una famiglia reale, della famiglia di Dio. E i membri di una famiglia che cosa fanno? Si incoraggiano a vicenda, si aiutano a vicenda, stanno assieme nei tempi di crisi, si sostengono a vicenda, portano i pesi gli uni degli altri. All'interno di questa meravigliosa famiglia troverai qualcuno che forse sta attraversando quello che tu stai attraversando, forse lo ha già attraversato. Allora trova uno o due persone con le quali ti senti sicuro ad aprirti, ad aprire il tuo cuore. E sii onesto. Quando noi esponiamo a qualcuno il nostro peso, il peso che stiamo portando, automaticamente, all'istante, quel peso diventa più leggero, perché non sei più solo, non sei da solo, non sei, qualcun altro sta portando quel peso con te, qualcun altro può pregare per te, qualcun altro può incoraggiarti. Galati 6:2, Paolo scrive: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. È un comandamento: portate i pesi gli uni degli altri. Non c'è scritto se riuscite, se ce la fate, se volete. No, portate i pesi gli uni degli altri. Oh, ma sto già portando i miei pesi. Portate i pesi gli uni degli altri. Quando noi confessiamo, fratelli, una situazione nostra, anche peccaminosa, qualcuno che attraversa un vizio, che non possiamo uscirne, abbiamo combattuto con tutte le nostre forze, ma quel gigante è sempre diventato più forte, sempre diventato più grande. Appena noi confessiamo, non solo a Dio, ma a qualcun altro diffidato, guarda, sto combattendo contro questo gigante, sono preso da questo vizio, non riesco a uscirne, automaticamente quel gigante esce allo scoperto e sapete che cosa? Le sue difese si abbassano. Diventa molto più piccolo, molto più, meno potente, perché lo abbiamo portato allo scoperto. Quel gigante perde tutte le sue forze. Fratelli, non dobbiamo vivere con quel peso. Non dobbiamo, no, siamo onesti con noi stessi, siamo onesti con gli altri. E questo ci porta all'ultimo punto, al terzo, il più importante. Dipendiamo da Dio. Fidiamoci di Dio, dipendiamo da Dio. Dio non ci ha salvato e ci ha lasciato in un angolino, adesso vivete la vostra vita, vedetevela voi. Dio ha detto che ci sarebbe rimasto con noi fino alla fine dell'età presente. Lui non ci avrebbe mai lasciato, non ci avrebbe mai abbandonato. Perché tante volte agiamo come se fossimo da soli? Dio è con noi. Questo vuol dire mettere da parte il nostro orgoglio. Affidiamoci completamente a Dio. Diventa dipendente da Dio. Stress, ansietà, preoccupazioni, la maggior parte delle volte rivelano la dipendenza a noi stessi. Perché non riesco a fare quello? Perché confido sulle mie forze? Perché confido sulle mie capacità? E poi non riesco, allora preoccupazioni, ansietà entrano nella nostra vita. Perché vogliamo tenere tutto sotto controllo. La cura di questo è, invece che dipendere da noi stessi, è dipendere da Dio. È di lasciare andare tutto. Come dipendiamo da Dio? Galati 2:20, Paolo sempre scrive: sono stato crocifisso con Cristo. Che grande affermazione. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io Paolo sono morto, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me.
La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Come faceva Paolo a dire rallegratevi mentre si trovava in prigione? Come faceva a dire Paolo quando sono debole allora sono forte? Come faceva Paolo a sopportare tutto quello che ha dovuto subire? Aveva crocifisso se stesso, era morto se stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire smettere di fare tutto da sé, smettere di confidare in sé, nelle proprie forze. La bellezza del Vangelo è proprio questa: riconoscere che Cristo ha portato su quella croce il mio peso. Cristo ha portato su quella croce le mie ansietà, le mie paure, le mie preoccupazioni, la mia malattia. Cristo ha portato su quella croce ogni cosa che possa distruggere, possa ammazzare, possa atterrare la mia vita. Quando io decido di crocifiggere me stesso su quella croce, decido di abbandonare lì i miei pesi, lì la mia carne, lì le mie preoccupazioni, lì le mie tentazioni, lì i miei peccati. Decido che da ora in poi Gesù è il mio Signore, è il Maestro della mia vita, sarà la mia guida. La mia vita da ora in poi dipenderà da Lui. Io mi tirerò via dal posto di guida e darò in Lui le chiavi della mia vita. Vedete come il nostro sguardo non è più rivolto verso di noi, la mia preoccupazione, il mio peso, il mio problema, ma ora lo sguardo è rivolto verso di Lui, colui che è sulla croce, colui che ha portato i miei pesi, fissando lo sguardo su Gesù, che crea la fede e la rende perfetta. Il piano di Dio non è mai stato quello che io e te avremmo dovuto vivere una vita carica di pesi, ansietà, preoccupazioni, stress, ma il suo piano è che io e te potessimo trovare liberazione da quei pesi attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Carissimi, se c'è qualcuno che si trova oggi appesantito, che non riesce più ad andare avanti, bloccato, in una situazione difficile, solo, pieno di preoccupazione, appesantito da chissà quale peso, è ok, non è finita, c'è speranza, non cercare di uscirne da solo però, ma sii sincero con te stesso. Metti da parte il tuo orgoglio e riconosci, ammetti di aver bisogno. C'è un bisogno. Sii onesto con gli altri, frequenta la chiesa, trova uno o due fratelli e sorelle fidati con cui ti puoi confidare. Chiedi a quel fratello, prega per me. Sto attraversando un momento difficile, prega per me. Ed infine affida tutto te stesso a Dio, riconosci quello che ha fatto per te su quella croce. Venite a me e Dio vi darò riposo. Mettete su di voi il mio giogo, perché il mio carico è leggero. E allora troverete riposo alle anime vostre. Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Una delle domande che le persone fanno spesso: e cosa devo fare per essere salvato? È la domanda più importante che possiamo fare nella vita. Un giorno un carceriere fece proprio questa domanda all'apostolo Paolo. Paolo rispose e disse: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Sai, la Bibbia non parla di religione, ma parla di una relazione intima che possiamo avere con Cristo Gesù. L'unico modo in cui possiamo essere salvati è di accettare Cristo Gesù come nostro personale salvatore. La Bibbia ci insegna che ognuno di noi è stato creato per conoscere Dio, ma il peccato ci ha separati da Dio. Ma Dio ci ha amato così tanto che ha dato il suo unigenito Figlio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù venne e morì sulla croce per i nostri peccati e dopo 3 giorni risuscitò dalla morte. E la Bibbia ci dice che se crediamo nel nostro cuore che Dio risuscitò Gesù dalla morte,
e confessiamo con la bocca che Gesù è il Signore, saremo salvati. Così, se sei pronto ad invitare Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore e Salvatore, ti invito a pregare questa semplice preghiera. Signore Gesù, affido la mia vita a te. Perdonami dei miei peccati. Grazie che sei morto sulla croce per i miei peccati. Sii il Signore e Salvatore della mia vita. Voglio seguirti tutti i giorni della mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Se hai pregato questa preghiera per la prima volta, vogliamo aiutarti a compiere il prossimo passo nel seguire Gesù. Se avete bisogno di preghiera, se desiderate ricevere una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.